Editi da Sigraf, i quaderni della sostenibilità scritti da Mario Mazzocca sono stati presentati nei giorni scorsi presso la Sala Tosti dell'Aurum di Pescara, protagonisti di un dibattito incentrato sui temi di strettissima attualità legati alla transizione ecologica. Ad animare la discussione sono stati il presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, Edvige Ricci dell'Associazione Mila Donna Ambiente, Luciano Di Tizio, delegato del WWF Abruzzo, Giuseppe Di Marco, presidente di Lega Ambiente Abruzzo, Piero Di Carlo. Professore associato di Fisica dell'Atmosfera e Clima, e il senatore PD Luciano D'Alfonso, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. A moderare il dibattito è stato il giornalista Ferruccio Benvenuti. I quaderni della sostenibilità sono scritti scelti su alcune attività condotte in seno al governo della Regione Abruzzo da luglio 2014 a dicembre 2018. Firmati da Mario Mazzocca, che all'epoca dei fatti ricopriva l'incarico di sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con funzioni all'ambiente e all'ecologia durante la presidenza del governatore Luciano D'Alfonso. Si tratta del frutto di un lavoro giornaliero che abbiamo condotto per quasi cinque anni insieme al governo della Regione Abruzzo sulle tematiche che ovviamente ho avuto modo di trattare in maniera diretta. Io credo sia indispensabile per chi una volta nella sua vita ha l'onore oltre che l'onere, ma soprattutto la fortuna di rappresentare un pezzo importante della propria comunità, rendere conto di ciò che si è fatto. E quindi abbiamo messo insieme una serie di scritti che avevo personalmente redatto in occasione di vari contributi che abbiamo fornito in giro per l'Abruzzo, l'Italia e in Europa, sul, su tutte le tematiche della sostenibilità, dalla eh, protezione civile alla... Al tema del, dell'inquinamento ambientale, ai rifiuti, alla mobilità sostenibile, eh, all'adattamento ai cambiamenti climatici, eh, tematiche che è sempre più all'ordine del giorno. Abbiamo avuto un rapporto competitivo nella ricerca delle soluzioni ai problemi numerosi che abbiamo ereditato. La qualità delle acque in Abruzzo era una qualità scadente, la capacità di funzionamento dei depuratori era invalidata, le risorse destinate al sistema idrico integrato non c'erano. Noi ci siamo messi a lavorare su questo fronte e abbiamo prodotto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, compreso i riconoscimenti alla qualità delle acque del mare. Fanno riferimento esclusivamente all'agenda che noi abbiamo messo in piedi, che noi abbiamo fatto finanziare, che noi abbiamo messo in procedura, che noi abbiamo fatto diventare anche appalti, contratti e cantieri.